Si è dimessa Rosa Capuozzo, che come sapete è la sindaca di Quarto, che è stata espulsa dal Movimento 5 Stelle per non aver denunciato le minacce nei suoi confronti del consigliere De Robbio, minacce di cui lei sostiene aver informato i vertici del suo partito. Oggi ha annunciato il suo addio tra le lacrime, vado via, ha detto non abbiamo più i numeri per governare, ma la fine di questa giunta è una sconfitta della politica e una vittoria del Camorra. Sentiamo la nostra inviata, Monica Giandotto. Mi dimetto dalla carica di sindaco. Il calcolo avrebbe voluto che questo avvenisse quando mi è stato chiesto dal direttorio. Avrei fatto un'uscita in grande stile, molte polemiche in meno e una ricandidatura tra gli applausi. Faccio delle scelte di principio e non faccio delle scelte di convenienza. La scelta di convenienza è stata fatta dal Movimento, che in questo momento, alla luce delle mie dimissioni, si deve assumere nei confronti della città di Quarto la sua responsabilità. L'annuncio, con la voce strozzata dall'emozione, è anche un atto d'accusa nei riguardi del Movimento, giudicato dalla stessa Rosa Capuozzo irresponsabile. L'ex sindaco ripercorre i fatti degli ultimi 15 giorni e la vicenda delle presunte infiltrazioni camorristiche che ha scosso il suo comune. Mi sono sentita abbandonata, dice, accusata dal Movimento di non aver denunciato quelle presunte minacce dell'ex grillino De Robbio, accuse che però, sottolinea, non sono arrivate dalla magistratura. E dunque, oggi il passo indietro. Non è una resa, ripete la donna, ma un gesto di responsabilità nei riguardi della cittadinanza. La maggioranza non c'è più, non ci sono i numeri per governare, spiega. Ieri l'abbandono di un altro consigliere e noi, aggiunge, non ci muoviamo con le larghe intese. Io ho fatto un giuramento e l'ho rispettato finché ho potuto. Gli altri invece, quelli che si sono dimessi, evidentemente credevano di andare a fare una gita fuori porta. Poi l'affondo più duro quando, rispondendo ai giornalisti, commenta così l'epilogo di questa vicenda. È una sconfitta politica per il Movimento ed è una vittoria della Camorra sul territorio. Più volte davanti alla stampa ripete: se avessi numeri andrei avanti, ma promette, non mi ricordo. Candiderò, un finale, quello di oggi, solo in parte prevedibile dopo la scelta di resistere nonostante la sconfessione dei vertici arrivata dal blog 11 giorni fa. E ci sono delle reazioni politiche a queste dimissioni che sono arrivate forse inaspettate. Sentiamo quali sono con Valeria Ferrante. Qui parliamo di una persona. Qui questa persona è stata consigliata in questo modo, lei ha reagito in modo diverso e lei ha perso come persona. La politica è un'istituzione e quando uno viene avvisato e fa di testa sua, allora non può dire che ha perso la politica, ha perso la Capuozzo. La sindaco è una persona libera di fare qualunque commento, il Movimento si è espresso in maniera formale tramite il blog, tramite i responsabili, quindi per me oggi non c'è nulla di nuovo, una presa di coscienza della sindaco che ha fatto la scelta che già avevamo chiesto noi di fare. Poca voglia di parlare della vicenda Quarto tra i 5 Stelle, anzi il tentativo è quello di chiudere le polemiche. Quarto non era più amministrata dal Movimento, dice Nuti, quello che ha fatto il sindaco non ci riguarda più, anzi Rosa Capuozzo avrebbe dovuto dimettersi un mese fa, lo fa oggi, osserva Toninelli, vuol dire che avevamo ragione noi. Eppure per tanti in Parlamento la vicenda Quarto è emblematica, innanzitutto dell'incapacità di governare del Movimento di Grillo, dicono. È il primo vero fallimento al governo dei comuni, dice Scotto di Sinistra Italiana. Forza Italia attacca il direttorio e dal PD c'è chi parla di atteggiamenti ambigui. 5 Stelle hanno forse paura della verità? Chiede Andrea Romano. Grillo e Casaleggio fin dall'inizio sapevano tutto. Prima hanno cercato di nascondere la verità, poi hanno scelto il silenzio. Spieghino agli italiani come sono andate le cose fino in fondo. Poi a Quarto è evidente che il Movimento 5 Stelle, di fronte alla minaccia della Camorra, abbandona il campo, fugge, lasciando i cittadini di Quarto da soli. Intanto la Presidente della Commissione Antimafia, Bindi, ha disposto la trasmissione alla Procura di Napoli degli atti dell'audizione di Rosa Capuozzo di 2 giorni fa.